Le minacce meteo e la pioggia non hanno fermato le gare. A Lissone si è svolto tutto come da programma e la pista, soprattutto nella parte sterrata, si è dimostrata perfetta nonostante le intemperie. Tanti piloti e un intenso programma di gare per la seconda prova della Niels Cup 2014. Nella S1 Pro, Ivan Lazzarini, su Honda L30 Racing, domina entrambe le manche portandosi subito in testa. Per lui è punteggio pieno, vince la classifica di giornata e conquista la tabella rossa. Cristian Ravaglia, Honda Racing SM, è stato in assoluto il più veloce in pista in entrambe le giornate di questo weekend, strappando sia la pole position di giornata che il giro più veloce in gara. Bella la sua corsa all'inseguimento del fuggitivo Lazzarini in gara 1, rammarico per l'accaduto in fondo al rettilineo di partenza, che lo costringe a rimontare dall'ultimo posto in gara 2. Secondo, ottimo, è Teo Monticelli, Honda Freccia Team, grazie ad un quinto posto in gara 1 ed un ottimo secondo piazzamento in gara 2. Chiaramente la gara era buona parte della partenza, non l'abbiamo sbagliata, quindi con due partenze davanti chiaramente si gestisce molto meglio la gara. E cosa dire, la pista era molto difficile, la parte di sterrato ha retto bene, quindi è diventata tecnica molto meglio, anche meglio di ieri, guarda, alla fine. Abbiamo fatto tutti i giri in testa dall'inizio alla fine, le gomme hanno lavorato da Dio, quindi a posto. S1 Ama. Luca Daddato, Yamaha Extreme Team, gioca in casa e sbanca il jackpot anche in questa seconda prova. In tasca due vittorie nette che lo confermano l'uomo da battere. Concreto in pista secondo assoluto Matteo Medizza, TM De Gasolin Motorsport. Terzo a podio è Marco Dondi, TM Factory Team, in sella alla sua 302T. Super Riders. Sul podio le tre Honda di Cristian Romano, Andrea Borella e Daniele Di Cicco, tabella rossa per Romano. Nella SM Light, primo Ivan Chiarotti su Kawasaki, secondo Omar Pelliccioni su Honda e terzo Luca Bozza, KTM. Tabella rossa per Omar Pelliccioni. Please don't drive me away.